Con i rinvii di due partite che riguardavano squadre abruzzesi per casi Covid riscontrate nelle avversarie di Castelnuovo e Vastese, la giornata nel girone F di Serie D, almeno per quanto concerne l'Abruzzo, vedrà i riflettori puntati sull'Angelini di Chieti, coi neroverdi padroni di casa che ospitano il Notaresco. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi diversi, ma che per vari motivi non stanno attraversando un momento particolarmente brillante. La formazione di Alessandro Lucarelli, ad esempio, non porta a casa il bottino pieno addirittura da inizio ottobre, da quel successo alla terza di campionato contro il Porto d'Ascoli, dopo il quale il Chieti ha pareggiato tanto, 5 volte, e perso in 2 circostanze, sempre a Angelini, contro Castelfidardo e Castelnuovo. Lo stadio di casa sta diventando tabù e anche la classifica richiederebbe uno squillo che potrebbe proiettare i neroverdi a metà graduatoria, sfruttando ad esempio gli stop forzati di Montegiorgio, Vastese e Castelnuovo. Lucarelli avrà Fabrizi davanti anche per cercare di tornare al gol dopo ben 213 minuti. L'ultima marcatura di Verna col Castelnuovo, prima dei due 0-0 consecutivi con Matese e San Benedettese. Sul fronte rosso-blu, il Notaresco avrà di nuovo a disposizione Sciba tra i pali, ma più in generale ha il problema opposto rispetto al Chieti. Squadra di Epifani segna, ma incassa forse qualche gol di troppo. Aspettando di recuperare le due partite rinviate con Matese e Castelfidardo, mercoledì coi campani, il 6 gennaio coi marchigiani, cambiare passo prima che in alto scappino è imperativo. Il Pinedo, a proposito di alta classifica, va a far visita al Fano, campo ostico, ma i Granata sono una delle delusioni del campionato e stanno per salutare quello che doveva rappresentare il pezzo pregiato del mercato, Vittorio Esposito. Il fantasista molisano non si è ambientato ed è destinato a lasciare la squadra che da qualche giorno è passata nelle mani di Roberto Cappellacci. A lui e alla sua esperienza, specie in quarta serie, si affidano i marchigiani. Il Pineto, invece, cercherà di ripartire dopo l'unico punto messo insieme tra Porto d'Ascoli e Vastese, che è valso una frenata in classifica. Il Nereto, invece, aspettando di completare un organico che potrebbe vedere presto qualche nuova pedina, ha l'impegno più difficile contro la capolista Trastevere. I vibratiani sono penultimi della classe e hanno vinto solo una volta contro l'Aurora Alto Casertano. I capitolini invece non pareggiano mai e hanno un'assoluta propensione ai 3 punti, conquistati 8 volte su 10.